Io non ho chiaro il concetto di caos. È semplice, si tratta della imprevedibilità dei sistemi complessi. È detto in due parole, è l'effetto farfalla. Una farfalla batte le ali a Pechino e a New York arriva la pioggia invece del sole. Sono andato troppo veloce. Andavo troppo veloce, ho fatto cortocircuito. Mi dia quel bicchiere d'acqua. Le faccio vedere, faremo un esperimento. Dovrebbe restare immobile, invece la macchina sobbalza un po', ma non fa niente, è solo un esempio. Ecco, metta la mano ad angolo retto, sì, così. Allora, una goccia d'acqua le cade sulla mano. In che direzione ruzzolerà la goccia? Su quale dito? Sul pollice o dall'altra parte? Sul pollice, direi. Ok. Giusto. Ok, blocchi la mano, blocchi la mano. Non si muova, adesso le faccio la stessa cosa. Rimetto la goccia nello stesso punto di prima. D'accordo. Da che parte ruzzolerà? Diciamo indietro, dalla stessa parte. Stessa parte, diciamo dalla stessa parte. Ha cambiato. Ha cambiato perché? Per via di minute variazioni. L'orientamento della peluria della sua mano. Ehi, Alan, guarda. La quantità di sangue che dilata le vene, le imperfezioni della pelle. Imperfezioni della pelle? Microscopiche, microscopiche, stia tranquilla. Niente si ripete mai e tutto influenza il risultato. E tutto questo è l'imprevedibilità. Buongiorno, bentrovati. L'imprevedibilità, tutto influenza il risultato. Siamo partiti dalla copertina di Silvia Mauro che ci induce un ragionamento, no? Perché questa mattina abbiamo titolato effetti. Che effetti avrà la posizione che ha preso Cofferati che lascia il Partito Democratico essendo uno dei 45 fondatori, e il battito d'ali da una parte del mondo che diventa pioggia nell'altra parte del mondo? E poi non è che proprio lui fosse lontanissimo dall'altra parte del mondo, perché gli effetti sul Partito Democratico, diciamo, li immaginiamo e poi cercheremo di capire bene quali saranno, ma avrà anche un effetto ad esempio sul pazzo al Quirinalizio, così complicato con il quale è alle prese il nostro Premier. Do il buongiorno ai nostri ospiti, proviamo a capire insieme a loro. Intanto saluto Maria Teresa Meli, Corriere della Sera, buongiorno. Ben trovata. Alessandro De Angelis, Huffington Post, benvenuto, ben buongiorno, trovato. Ciao. E dovrebbe essere collegato con noi da Genova proprio Sergio Cofferati, però vedo che abbiamo bisogno ancora di qualche minuto probabilmente per il collegamento. Chiedo subito a Maria Teresa Meli, ma Cofferati vuol far perdere il PD, come qualcuno ha detto? Questo non credo, bisognerebbe chiederlo a lui. Sinceramente sono curioso anch'io, perché io non ho capito il perché di queste di questo addio al PD. Cioè, non ho capito perché non lo ha dato, vedendo qual era l'andazzo, perché non l'ha dato prima delle primarie, perché lo ha dato soltanto dopo che il risultato ha confermato la sua sconfitta. Insomma, ci sono tante domande da fare a Cofferati. Ma io proprio non credo che Cofferati può avere un moto di stizza, può essere amareggiato personalmente, come ha detto, perché Renzi ha chiuso la questione, non lo ha cercato, però non penso che Cofferati sia una persona tale per cui scientemente pensa di fare del male al PD. Io ripeto, non ho capito il perché del suo gesto, bene, non l'ho ben capito, anche se lui l'ha spiegato più volte. Ci sono dei particolari che adesso ce lo facciamo rispiegare, perché lo vedo collegato. Buongiorno Sergio Cofferati, ben trovato. Buongiorno a tutti. Allora, le farò intanto la domanda che circola sui giornali da qualche giorno. Lei ha deciso di far perdere il PD in Liguria. Diciamocela tutta, chiara, diretta, è così? No, ho sentito prima anche le cose che diceva Maria Teresa. Guardi, non sono vendicativo, non sono rancoroso e non sono neanche una persona che si fa prendere, diciamo, da reazioni emotive. Ho fatto una scelta per me molto dolorosa, sono uno dei 45 fondatori del PD, l'ho fatta dopo averci pensato a lungo. In virtù di quello che è capitato durante la campagna delle primarie e soprattutto dopo il voto. Vedi Maria Teresa, io non ho contestato il risultato. Ho detto, quando sono stati chiusi i seggi, che volevo conoscere dalla commissione di garanzia il contenuto dei fatti che erano stati a lei indicati dai presidenti dei seggi. Se c'è un problema rispetto alla legittimità delle primarie, riguarda il partito. Nel 2011 a Napoli, per 3 seggi contestati, non cancellati e semplicemente contestati, Bersani decise di annullare le primarie. Qui siamo di fronte a 13 seggi cancellati
su indicazioni che ho fatto io, e sono in corso indagini della procura e dell'antimafia, per cui c'è anche l'eventualità che il numero di seggi che verranno cancellati sia più alto e che possano essere individuati anche comportamenti difformi dalla legge, non soltanto dalla regola del PD. Questo mi ha confermato nella convinzione che ho visto maturare cammin facendo nella mia testa, e cioè che eravamo di fronte non ad una contesa nella quale si potevano violare le regole per arrivare a dei risultati auspicati, ovviamente dalla mia concorrente, ma che si stava snaturando il carattere delle primarie. Dopo quello che è successo, le primarie non ci sono più, possiamo dirlo? E che soprattutto si stavano cancellando i valori fondativi del mio partito. Ho aspettato per vedere se questo era vero, se produceva delle conseguenze. Quel che ho visto mi ha portato alla conclusione che in un partito nel quale c'è una dialettica anche aspra sulla politica, ha senso di stare. In un partito nel quale non ci sono più i valori fondativi, io non ci voglio stare. Io me ne sono andato perché c'è un problema morale. Allora, la fermo un attimo, Cofferati, si fermi solo un attimo, perché lei ha ribadito valori fondativi, problema morale. Io intanto saluto Stefano Zurlo, che vedo collegato con noi da Milano, il giornale. Buongiorno Zurlo. Buongiorno. E vorrei riascoltare, no, De Angelis, le parole di Renzi alla direzione del Partito Democratico, perché evidentemente questa questione morale che pone Cofferati, questi valori fondativi che sarebbero andati perduti, a giudizio del Premier non sono andati perduti. Sentiamolo un attimo. Ora lo dico con tutto l'affetto e l'amicizia, e quando vince Bonaccini sono andati a votare in pochi, e quando vince la Paita sono andati a troppi. No, fermi. Sul voto nella regione la discussione è chiusa dagli organismi interni. Sulla discussione politica, Stumpo la riprendeva per esempio, e ormai sono qualche anno che con Nico discutiamo di come si fanno le primarie. Il tema che deve riguardare il PD lo dice un altro di quelli che qualche volta ha vinto e qualche volta ha perso in prima persona. Il giorno dopo si dà una mano a chi ha vinto, perché è corretto così. Ora, per cortesia, potrà esserci una terza via tra gli inguaribili ottimisti e i tafazzi, e la smettiamo con questa discussione sulla Liguria, cercando di vincere la Liguria, ma apriamo la discussione su come devono essere le primarie. Prima veniva citato che persino Scajola è intervenuto nel dibattito sulle primarie del PD, questa me l'ero persa sinceramente, fortunatamente. Non so valutare, non so che cosa ha detto, dico soltanto che sarà un gran giorno quando le primarie se le faranno anche gli altri, perché noi prendiamo lezioni e considerazioni e messaggi, e tanti dicono: guardate cosa avete fatto con le vostre primarie. Le nostre primarie sono a prova di regolamenti e di modalità di partecipazione le più trasparenti possibile. Poi naturalmente può accadere, come è accaduto, che ci siano dei problemi e in qualche caso interveniamo, ma la discussione vera che ci aspetta è quella sul modello di partito. Ecco, appunto, che modello di partito, De Angelis? Beh, sono parole che secondo me non rasserenano per nulla il clima, neanche verso adesso che c'è la partita del Quirinale. Cioè, Renzi negli ultimi due mesi, insomma, se uno va in piazza con i sindacati dice che mette i gettoni negli iPhone, le primarie sono inquinate, non sono state neanche un bello spettacolo in Calabria, a Genova c'è un'inchiesta della magistratura, sostanzialmente dice chi se ne frega, l'unica cosa che va bene è il rapporto con Verdini, anch'esso indagato, e con Berlusconi, sulla salva Berlusconi. È chiaro che questo ha una ricaduta sia nel clima del Quirinale e più in generale, diciamo, nel rapporto con la sinistra. No, qua c'è quindi una questione politica generale che è questa. E poi c'è il tema delle primarie. Cioè, le primarie nel Partito Democratico non funzionano più. È successo in Calabria, perché sono simili i casi, c'erano autorevoli dirigenti del centrodestra, in particolare del nuovo centrodestra, che si sono presentati ai gazebo del PD per votare l'allora candidato renziano Callipo. Poi ha vinto l'altro. Cioè, gente di centrodestra che si è fatta fotografare ai gazebo facendo conferenze stampa con la tessera di un altro partito. Lo stesso è successo in Liguria.
ed è una situazione assolutamente anomala. Allora, per esempio, perché vorrei fare una domanda a Renzi, anche se non è qui, però la domanda è, adesso che si discute di legge elettorale, perché non norma le primarie per legge di modo, a tutti i livelli, di modo che lo stesso giorno fanno le primarie quelli del centrodestra e quelli del centrosinistra? La scorsa legislatura c'era... In modo che non abbiano il tempo di andare a fare le foto con quegli altri, perché sarebbe bisogno di una riforma costituzionale. La scorsa legislatura c'era una proposta in tal senso firmata alla Camera da Walter Veltroni e al Senato da Stefano Ceccanti, perché a quel punto diventano, diciamo, uno strumento dello Stato, cioè ci stanno i carabinieri e i seggi e magari quindi si evitano queste cose. La cosa che volevo chiedere però a Cofferati è questa: perché a un certo punto, se lui ha avuto la sensazione di un grande inquinamento, sì, e anche di una sordità del Partito Nazionale, cioè lui ha fatto diverse dichiarazioni e interviste prima, no? Com'è che a un certo punto non ha detto c'è un'impraticabilità di campo, cioè qua ci stanno i fascisti, ci stanno quelli del centrodestra? Quindi ci sta, semplicemente perciò, faccio un passo indietro? Faccio un passo indietro a competizioni in corso, che forse sarebbe stato un sistema più efficace per porre il problema adesso politico. Sentiamo Cofferati su questa domanda, alla quale immagino poi ci siano anche altre domande che volete aggiungere, però voglio sentire D'Azzurlo, no? Siccome questa mattina c'è di tutto sui giornali, che ne so, il PD è pronto a epurare chi sta con Cofferati, Landini lo candida, Sergio può diventare lo Tsipras italiano. In realtà, leggendo meglio l'intervista, Landini non lo candida, però insomma, diciamo, c'è questa storia dell'inizio, no, qualcuno dice finalmente, della scissione. E così Zurlo, e poi giriamo le domande a Cofferati. Ma bisognerebbe chiederlo appunto a Cofferati. Io dico una cosa: quando lui prima parlava della questione morale, certamente ha ragione De Angelis, quello che diceva, il tono sbrigativo, il tono anche un po', come possiamo dire, sì, arrogante di Renzi, che liquida tutto e tutti in 5 minuti, certo non facilita. Io ho l'impressione, mettiamola così, allora ho l'impressione, ma questo lo chiedo a Cofferati, ho l'impressione che la scissione la voglia anzitutto Renzi, che ha bisogno di crearsi, come dire, un avversario a sinistra per poi spostarsi al centro, per guadagnare consensi al centro e perché gli interessa avere un avversario anche contro cui puntare il dito, che gli permette di andare avanti dicendo io sono quello che cambia. Se poi cambia tutto Zurlo, da al vedere. Momento 34,8%, 6 punti in meno, sì, delle, sì, europee. Beh, 6 punti in meno, diciamo che sai, la politica degli annunci, se poi non seguono i fatti, però siamo in una fase ancora molto interlocutoria, molto, molto fluida, dove Renzi sale, scende, comunque è di gran lunga ancora il leader più amato dagli italiani, la luna di miele non è finita, secondo me si sta affievolendo da un po' di tempo, però sono ragionamenti ancora incerti, ancora vaghi, pattiniamo ancora sull'incertezza. Sicuramente ci sono più difficoltà, perché mano a mano che passa il tempo e si annuncia un cambiamento epocale dello Stato e si annuncia la spending review e si annunciano 10.000 cose che poi non si vedono, qualcuno comincia a farsi delle domande. Però dicevo, penso che il tema che pone Cofferati è morale, ma in realtà appunto diventa più politico. Renzi vuole assolutamente una scissione. Dalla parte, diciamo, di Cofferati e di altri, mi pare ci sia appunto Cofferati adesso ha fatto questo passaggio, è uscito. No, io credo che l'idea di creare un soggetto nuovo a questo punto aspetti solo una cosa, le elezioni in Grecia. Questo mi pare il passaggio che deve avvenire. Se la sinistra alternativa vince in Grecia, secondo me nascerà rapidamente un partito o un soggetto, i partiti ce ne sono già fin troppi. La domanda per Cofferati, Zurlo? La domanda è se secondo lui, allora, primo, se lui conviene con me sulla questione di Renzi, che spinge lui più, diciamo così, dei dissidenti per la scissione. La seconda parte della domanda è se una vittoria della sinistra di Tsipras in Grecia potrebbe essere quello, diciamo, il punto che poi fa partire un soggetto nuovo in Italia. Allora, Cofferati, ovviamente recuperiamo anche la domanda di De Angelis, no? Cioè, perché di fronte alla sordità del partito lei non ha fatto un passo, certo, indietro prima, che avrebbe avuto un peso, probabilmente un senso anche quello. Ma prima ancora le chiedo, poi alla fine l'ha sentito Renzi? In questi giorni? Allora, quando...
quando Renzi apre la direzione del partito e dice che in Liguria la candidata del PD e del centro-sinistra è Raffaella Paita, il comitato di garanzia al quale erano stati presentati i ricorsi non si era ancora pronunciato e nemmeno la commissione politica, che poi ha il compito, scritto nelle regole delle primarie, di nominare il vincitore della gara. Dunque lui ha anticipato disinvoltamente qualsiasi risultato, aveva già deciso che era così. Durante tutta la campagna elettorale io ho segnalato sistematicamente a Guerini e a Serracchiani quel che capitava in Liguria e quali potevano essere le conseguenze se questo rapporto assolutamente improprio con il centrodestra, l'accettazione del voto del centrodestra. Pensate che il segretario del nuovo centrodestra ha dichiarato in consiglio regionale che sarebbe andato a votare per la Paita, lui avrebbe fatto votare i suoi, perché poi con la Paita avrebbe costruito il governo della regione. Piccola parentesi, un signore indagato per voto di scambio, cioè una persona che parlava di cose che conosce bene, insomma. Allora, io ho pensato, anche se ad un certo punto fosse utile cercare di interrompere la contesa, non l'ho fatto perché mi avrebbero detto che non volevo le primarie, che scappavo. Io non sono mai scappato in vita mia. E ho pensato che invece fosse utile per il partito che ho contribuito a fondare e del quale oggi non faccio parte, vedere se il suo gruppo dirigente aveva la forza e la voglia di intervenire. Io ho segnalato sistematicamente quel che capitava. Un ex senatore di Forza Italia ha organizzato una riunione con i sindaci di centrodestra. Raffaella Paita ha partecipato, lo ha considerato lì e lo ha gratificato di un giudizio sul suo operato passato. Ha detto che era stato l'assessore all'ambiente più bravo che la Liguria abbia mai avuto. È uno che ha ristretto lo spazio del parco di Portofino per far costruire lì, tanto per dire della sua attenzione ambientale. In ogni caso, al di là di questi particolari e della partecipazione attiva del centrodestra, vietata dal regolamento, ma sostanzialmente accettata, come poi i ricorsi hanno dimostrato, ho pensato che fosse più utile aspettare che si compisse questa parabola, si completasse questa parabola già largamente scritta. Quello che mi ha colpito è che Renzi, del fatto che sta indagando la procura e l'antimafia, non ha trovato ragione per dire una parola. Guerini e la Serracchiani non sono mai intervenuti. C'è un grandissimo problema politico, come è evidente, ma c'è un problema etico, perché se il voto di un fascista non pentito viene considerato legittimo, vuol dire che chiede la Meli chi è il fascista non pentito, quello di Forza Italia. Non ho capito chi è il fascista non pentito. L'ex, il segretario del nuovo centrodestra è un signore che viene da Enne e non ha mai negato non soltanto il suo passato, quello non potrebbe, ma anche, diciamo, la nostalgia di un'appartenenza. Poi c'è stato un signore che voi non conoscete, si chiama Minasso, che invece è fascista ancora oggi, che ha detto la stessa cosa ed è figlio di un fucilatore di partigiani, si è scatenato a una reazione giustamente indignata dell'Ampi. Siamo alle colpe dei padri legati alle figli. Il padre faceva fucilare i partigiani, il figlio è fascista, sono due cose diverse. Non deve questo cadere termine sul figlio fascista, la colpa che del posso padre. Dire che nel 2015 è un pochino, fa un po' specie, fa un po' senso, fa un po' pressione. Cioè, è come quando D'Alema dice i padroni invece di dire gli imprenditori. Conferati. E poi posso dire, è una cosa così. Mi suggerisca lei un termine, un uomo un di termine destra, equivalente. Un uomo di destra, cioè non è che è detto che se una persona è di destra sia fascista. Cioè, non è così bianco-nero. No, difatti. Mi scusi, Orsi, ex senatore, è di destra, non è fascista.
Minasso è fascista, adesso lei non li conosce perché sta lì, mi creda. Poi se lei vuole che usi un altro termine, mi dica qual è quello no, più però, efficace. No, però, Cofferati, proviamo peraltro, a fare... Un signore... Proviamo a fare un passo avanti, è chiaro no, quello no, che lei ho dice. Finito con la ho finito con la descrizione dei fatti. Bene. Questa cosa cancella quelli che per me sono dei valori. Se si interloquisce con un signore che ha detto che le istituzioni non devono più ricordare il 25 aprile, per me la liberazione dalla dittatura fascista e nazista è una pagina fondamentale della democrazia di oggi. L'ex senatore Orsi nel 2004, contestando Oscar Luigi Scalfaro, questo disse... Scusi Cofferati, ma con questo allora, ragionamento, lei nel 2011 morale. Ha detto che le primarie di Napoli andavano bene, ha detto non mi stupisco che ci siano i cinesi, è tutto regolare, possono votare, che problema c'è? Se noi no, andiamo no, a ricostruire quello ma che si è dice? Detto... Ma cosa dice? Come no? Ma cosa dice? Ma come io no? Non lei lo ha detto, lei lo ha detto, lei lo ha detto, cioè se vuole posso pure citare testualmente le sue frasi fra virgolette. Citi quello che vuole, non l'ho detto, dunque lo dimostri. E tenga conto delle conseguenze. Venendo alla politica, io penso che questa semplificazione abbia anche degli obiettivi da parte del segretario del mio ex partito. Ecco, vuole la scissione. È evidente che a lui, a lui dà fastidio una dialettica interna come quella che ha preso corpo nel corso di questi tempi. Tant'è che lui, con i suoi oppositori interni, non cerca mai nel confronto no, la lettera della Serracchiani ieri al Movimento 5 Stelle e le reazioni di Dattore sono lì a dimostrarlo, insomma sulla legge elettorale discutono con tutti con e la certo minoranza che interna, con la minoranza no. Questa quindi vuole la scissione insomma Renzi dà fastidio no, non vuole la scissione, registro che ha un fastidio visibile per quelli che dentro il suo partito non sono d'accordo con lui. Dopodiché io non ho nessuna intenzione. Adesso, poi, guardi, per anni e anni sono stato torturato, anche da Maria Teresa, con l'idea che io volessi fondare il partito del lavoro, no? Quando ero segretario della CGIL. Mai fatto e mai pensato. Io adesso ho fatto una scelta individuale. Non entro in un altro partito, non voglio fondare nessun partito. Sto alla finestra a guardare, da solo. Poi quel che capiterà lo valuterò, come sì, sempre ho fatto. Però la vicenda Liguri è chiusa? Che le chiedo, mi dà una risposta secca su questo? Scusi, chiusa in che senso? Lei fa una lista, no, si presenta senso, con la lei sua lista? Lei si presenta oppure no, no con una no, lista no. sua? No, ma allora, adesso però, per cortesia, chiedo rispetto, basta con questa storia. Vi ho detto che esco per fare un'associazione culturale che non è una lista. Se poi anche il Corriere, il giornale che merita tutto il mio rispetto, mette nel titolo che sarei il nuovo Tsipras e lo dice Landini e non c'è nell'articolo, siamo di fronte a delle forzature. È inutile che andiate a cercare pretesti. Farò una bella associazione culturale. Bene, io non ho intenzione di fare fermi tutti, De Angelis una, poi una domanda proprio al volo, siccome diversi parlamentari molto vicini al Presidente del Consiglio e segretario del PD dicono che lei si dovrebbe dimettere perché da europarlamentare no? Perché lei è stato eletto con i voti del PD, ho letto l'intervista dell'onorevole Morani, della Bonafè, eccetera, lei cosa risponde? Siamo alla meschinità, però mi faccia dire una cosa che mi sono dimenticato prima, perché adesso la situazione per quanto mi riguarda è quella che vi ho detto, non ho intenzione di fare alcunché, starò a vedere quello che succede. In Liguria la vicenda non è chiusa, ma non perché ci sia da parte mia un'opposizione, sta indagando l'antimafia, sta indagando la procura. Io porterò gli atti che oggi, perché la Commissione di Garanzia finisce il suo lavoro oggi con un dispositivo, ho chiesto tutti i documenti, li porterò anch'io in procura. La vicenda non è chiusa perché ci sono queste indagini. Sì, ma... E non sarà chiusa fino a quando queste indagini non saranno finite, non per esistenza mia. Lei personalmente farà delle denunce? Lei personalmente farà delle denunce? Ho detto io ho già segnalato alla Commissione dei potenziali reati. La Commissione non ha il potere di intervenire su materie che hanno un carattere di altra natura, giudica le regole. Io porterò i documenti che ho consegnato alla Commissione,
e che la Commissione ha esaminato anche in procura, perché bisogna distinguere gli aspetti che riguardano i regolamenti da quelli che riguardano possibili e potenziali reati. Dunque, fin quando non saranno finite le indagini della procura, oggettivamente... La vicenda Liguria non può considerarsi chiusa, certo. Zurlo. No, volevo tornare sul punto, perché adesso Cofferati parla del problema etico, dell'antimafia, delle indagini, però volevo stare ancora sul dato politico, se possibile. Lui non ha risposto, cioè, ha risposto dicendo: la mia è una scelta individuale, sto alla finestra. Gli rifaccio la domanda: che cosa aspetta guardando la finestra? Che cosa potrebbe accadere? Cioè, quanto conta la Grecia, insomma? Appunto, la Grecia oppure altre cose che potrebbero smuovere la situazione e portare a un cambiamento politico, perché immagino che lui, al di là di tutte le questioni etiche di cui ha parlato, i valori fondativi, abbia interesse per la politica. Non credo che starà alla finestra i prossimi 20 anni, no? Da solo a guardare cosa succede. Magari va in strada, no, o magari si unisce a qualcun altro, o magari vuol fare il padre nobile, come scriviamo noi i giornali, ma non credo che voglia fare il padre nobile. Credo che gli interessi poi entrare in entrare, non solo fare le denunce alla procura, ma magari andare avanti sulle scelte politiche. No, lei ha ragione, mi perdoni, non le ho risposto perché mi avete fatto più domande e mi sono dilungato sulle altre. Allora, io penso che se si vincerà in Grecia, si aprirà una nuova stagione in Europa. Perché la novità di Tsipras è che lui non vuole uscire dall'Europa e dall'euro, vuole rinegoziare le condizioni, il patto costitutivo dell'Europa. E io credo che questo, se lo confermerà, ma non ho dubbi che sarà così, rappresenterà un grandissimo elemento di novità in Europa. Ne sono assolutamente convinto. Ricominceranno, si avvieranno dialettiche diverse da quelle attuali. Vedremo che cosa farà l'Italia, ad esempio. L'Italia vuole flessibilità, la flessibilità non gliel'hanno data, perché non raccontiamo frottole, non è flessibilità quello che Juncker ha indicato. Esattamente la conferma di quello che c'era prima. E dunque l'aggiustamento dentro le regole condivise dei rapporti tra gli investimenti e il saldo di bilancio. Dunque, però Tsipras chiederà la modifica di quelle regole, la rinegoziazione di quelle regole, e vedremo quale sarà lo schieramento in Europa. È possibile una forte e positiva dialettica in Europa. Poi, per quanto mi riguarda, io ho detto, l'associazione io la faccio perché ci sono tantissime persone che mi hanno dimostrato la loro fiducia e il loro affetto. Io non voglio perdere il rapporto con queste persone, perché queste persone potrebbero scegliere di stare a casa, al di là dell'appartenenza o meno ai partiti. Il timore che ho è quello dell'astensionismo. Se si ripetesse un fatto grave, grave e rimosso, come quello dell'Emilia-Romagna, una regione dove votava il 90% degli aventi diritto, che precipita al 37%, non si può dire abbiamo vinto noi. Meno male, figuriamoci se avessero vinto gli altri. Però lì c'è la segnalazione di un malessere diffuso. Se questo paese diventa un paese nel quale vota il 30% delle persone, o poco più, si apre un problema per la democrazia sostanziale. Io voglio tenere queste persone nel campo della democrazia attiva. Ecco perché l'associazione. Poi, per quanto mi riguarda, starò a vedere quel che capita. Io non voglio ritirarmi e voglio partecipare attivamente. Le forme, le modalità, il carattere della mia partecipazione le deciderò quando ci sarà l'occasione, perché possa diventare la mia partecipazione utile ad un progetto, utile ad un'idea di democrazia, di dialettica. Dunque, non sta a riguardare i video d'archivio del 2002. No, non penso. Non sta penso a riguardare i video d'archivio che tutto il giorno il lupo manda il video. Assolutamente. Allora, io devo andare in pubblicità, però le leggo, vorrei un telegramma, Cofferati. La chiusa dell'intervista di questa mattina realizzata da Fabrizio Roncone sul Corriere di Landini, che abbiamo già citato. E Landini dice: leggessero bene il sondaggio pubblicato dal Corriere, fa riferimento a quello sui numeri del Partito Democratico e degli altri partiti, no? Lo dicevamo prima, 34 e 8 credo il Partito Democratico, quindi 6 punti in meno delle europee, con il PD che è in caduta libera e con il governo che non gode più di tanti consensi. Del resto cancellano lo statuto dei lavoratori, varano provvedimenti in cui si depenalizza la frode e di fatto l'evasione fiscale, e poi tengono il paese legato a quel misterioso patto del Nazareno. Gente, così pensa davvero di poter dare lezioni di etica e di morale a Cofferati?
Il punto è questo, che poi appunto la sua preoccupazione dell'astensionismo, il PD in caduta libera, stamattina ci sono anche i dati di quanto cresce la forbice tra i ricchi e i poveri, no? C'è un lungo pezzo dei Fubini. Allora, queste sono le ragioni per cui poi la gente non va a votare e il PD perde consenso? E poi vorrei rispondere anche alla richiesta di dimissioni dal Parlamento europeo. Sì, però mi dica se sono queste, cioè se lei condivide l'idea di Landini. Guardi, io credo che quando un governo fa tanti annunci e descrive una realtà positiva che non c'è o non è vissuta, non è percepita come tale da milioni di persone, non può che arretrare nei consensi di queste persone. Gli annunci fatti sono innumerevoli su tantissime materie, i risultati assolutamente marginali, la gente sta male, è aumentata la povertà, è aumentata la disoccupazione. Non gli puoi dire che il domani sarà splendido, il sole sarà alto, quando le persone vivono nelle condizioni che ognuno vede. Pensate alla povertà, tema del quale non si discute. La povertà in questo paese è cresciuta, ma cosa volete che facciano quelle persone? Che abbiano fiducia in chi gli promette la felicità e non è in grado di dargli oggi una protezione? Ecco perché il governo perde consenso. Andiamo in pubblicità, ripartiamo da qui, ma gli italiani stanno meglio dell'Italia, ha detto Renzi, bisogna tenerlo a mente. Allora, di nuovo in studio, poi con calma vi porto in Parlamento, perché noi a maggior ragione vogliamo conoscerli tutti i parlamentari che sceglieranno il Presidente della Repubblica. Diventa ancora più importante capire chi deciderà per noi e vediamo anche quanto questa vicenda di Cofferati incide, non incide, effetti, no? Però Cofferati, lei non ha risposto alla mia domanda, nell'invitare tutti ad essere veloci nelle domande e a Cofferati, magari se è possibile, di essere sintetico nelle risposte, glielo richiedo. Ho letto da qualche parte che dopo la direzione l'avrebbe chiamata, credo, Guerini o forse Guerini e la Serracchiani. Non ho letto che l'ha chiamata Renzi, non l'ha chiamata mai Renzi in questi giorni? No, mai. Nemmeno Guerini e la Serracchiani mi hanno chiamato dopo che ho lasciato il partito. Mi avevano mandato dei messaggini prima, degli sms per chiedermi di non uscire esattamente lo stesso giorno o il giorno prima, però per un mese e mezzo le mie segnalazioni di quel che stava capitando in Liguria sono rimaste inascoltate, come ho detto prima. Mi appello alla sua onestà intellettuale, avrebbe fatto una differenza una telefonata di Renzi? Ah, ma dal punto di vista dei rapporti umani sì. Dal punto di vista della sostanza politica non sarebbe cambiato nulla. Allora, domande. So che c'è De Angelis, voleva intervenire. Zurlo, partiamo da De Angelis. No, è prevedibile la freddezza nei confronti reciproca, diciamo, del Presidente del Consiglio. No, io invece volevo sapere se lei ha sentito attorno del calore, della solidarietà, della condivisione, che poi magari non è stata espressa pubblicamente, da parte di quel mondo della sinistra che è all'interno del Partito Democratico, la ditta, come ama dire Bersani. Ad esempio, ha avuto una telefonata di Bersani, perché a livello pubblico si è molto esposto Civati e dei parlamentari sì. A lui vicini, ma a me interessa quel mondo che con lei ha la sua stessa idea di partito anche, no? Legata a una storia, a una cultura, ha sentito la sua solidarietà, contatti, oppure c'è stata, diciamo, una certa indifferenza? No, li ho sentiti tutti, mi hanno dimostrato grande affetto, gliene sono grato, ma la cosa che mi ha colpito maggiormente, che non avevo messo in conto, è quello che mi capita con le persone a Genova. Vengo fermato da persone che non conosco e che mi mostrano non solo la loro condivisione della scelta che ho fatto, ma un affetto straordinario. E questo, le confesso, qualche volta mi emoziona. Perché persone che non hai mai visto, oppure che hai visto ma non pensavi fossero così attente alle vicende politiche, addirittura alle tue, quando ti dicono parole di conforto e di condivisione, lasciano il segno. Ed è per questo che voglio fare l'associazione, perché questa straordinaria energia non va dispersa
e bisogna tenere queste persone nella vita democratica, non lasciare che si chiudano in casa abbandonando ad esempio l'uso del voto, che è lo strumento più importante della democrazia. Zurlo, quanto peserà la vicenda Cofferati e quello che ancora dobbiamo capire può succedere in Liguria, no? Perché ci ricordava che ci sono due inchieste, una addirittura dell'antimafia, quindi vediamo come va a finire. Quanto peserà tutto questo sulla scelta del nuovo presidente, se peserà? In una situazione, come sappiamo, insomma, è inutile che ce lo diciamo, è già complessa, no? Fine settimana anche di Berlusconi, non è che sia stato un grande fine settimana. Prima ha litigato con Brunetta, poi ha visto la lettera della Serracchiana scritta al Movimento 5 Stelle. Insomma. Ma io credo che un po' dipende anche da, proprio da Cofferati. Mi sembra che ci sia un po' una contraddizione in quello che ci sta dicendo questa mattina. Cioè che lui sia molto convinto, tentato. Prima ha dato una risposta molto, molto interessante politicamente, quando in sostanza, io traduco, magari sbaglio, quando lei ha detto che Renzi è andato di fatto col piattino in Europa chiedendo appunto la flessibilità, il piattino gliel'hanno sbattuto in faccia, mentre poi ha citato la Grecia, è una scelta molto politica di andare al braccio di ferro con l'Europa sul debito della Grecia, che è una scelta, come dire, anche più netta, più coraggiosa e più lineare. Allora è chiaro che Cofferati da una parte dice vedo una politica nuova che si apre, dall'altra dice non voglio fare scelte politiche, faccio l'associazione. Beh, questo ha implicazioni anche rispetto al voto per il Quirinale e a tutto il resto, perché se Cofferati decide di spingere in quella direzione e per esempio, non so, individuano un candidato con altri soggetti, forse si può muovere, no? Si muove tutta un'area che in questo momento sembra viva un po' di rimbalzi, di riflessi, siamo anche in una fase molto tattica. Però probabilmente deve sciogliere lui la contraddizione che riguarda lui stesso prima di dirci, no, prima di indicarci poi appunto a altri temi. E lì però è un punto che deve risolvere Cofferati, cioè decidere se fa appunto l'attività culturale adesso perché ha paura di andare in quella direzione o se aspetta appunto la Grecia o altro per decidere e per dare vita a questo soggetto che mi pare in realtà lui già disegni politicamente, perché la risposta sulla Grecia è stata nettissima, quella che ho percepito io. Adesso ci torniamo con Cofferati, voglio prima però sentire anche Maria Teresa Meli, perché poi è rimasto in sospeso un altro punto per la Meli, che è quello delle dimissioni da eurodeputato, no? Sì, perché lei ho visto che dice, giustamente peraltro, perché è giustissimo, che i voti che uno riceve essendoci le preferenze sono voti personali, cioè non sono voti del PD, anche se diciamo avvennero in un contesto di grande vittoria del PD di Renzi, eccetera, eccetera. Giustamente lei dice io non vedo perché mi devo dimettere, perché insomma, diciamo, chi si rivolge a lei dicendo se ne deve andare perché quelli sono i voti del PD usa un tono un po' da caserma, e lei giustamente ha detto no perché io ho i miei elettori, mi hanno votato. Ecco, però quegli elettori, io mi domando, sono, diciamo, hanno un senso quando si tratta di rimanere a Strasburgo, poi non hanno più senso perché quegli elettori che l'hanno votata per andare a Strasburgo, a quegli elettori là lei ha detto vabbè, sa chi, sapete, non me ne frega nulla perché io invece voglio andare alla presidenza della Liguria. Cioè lei si è fatto eleggere a maggio del 2014 a Strasburgo per poi dire agli elettori che l'avevano eletta non me ne può fregare di meno, non voglio stare a Strasburgo, voglio stare in Liguria. Insomma, il suo come altri, no, peraltro. Sì, come altri, come tanti, non è, no, lei non è l'unico, non è stato il primo, non sarà l'ultimo, c'è il Veneto, c'è la Moretti, pieno difatti, di persone. La stessa domanda, falla la Bonafè. No, ma infatti appunto, no, la Bonafè non c'entra nulla, è la Moretti. Ah, no? Non c'entra, è stata eletta in Parlamento, non ha chiesto. Sì, no. Dico, però è stata la eletta in Parlamento dopo sei mesi, è andata in Europa. Per fare ha chiesto ai suoi elettori. Per fare l'esempio di quello che dici tu. È la Moretti, è proprio preciso, uguale a te. No? È una persona che è stata eletta in Europa e che adesso va in Veneto. E non essendoci la Moretti. No, nel caso della Moretti è doppio il passaggio. Sì, è vero. Ma la Bonafè, esattamente, capito, però, come gli altri, sì, che erano parlamentari, però tu rispondi per te. Sono stati eletti nel Parlamento italiano. Ma certo, arrivo. Sai che sono uno che non scappa, lo sai, da qualche anno. Allora, c'è stato un comportamento difforme, pubblicamente atto. Io sono stato votato per andare di nuovo in Parlamento europeo. In Liguria le persone che mi fermavano per strada e mi dicevano per cortesia candidati, perché se non ci sei tu noi non andremo a votare, sono state tantissime, erano esattamente le stesse che mi avevano
votato 6 mesi prima per rimandarmi in lui. Segnalavano un malessere e un'emergenza che secondo loro richiedeva la mia presenza. Quella contraddizione l'ho vissuta e ne ho dato atto. Io so benissimo che verso l'elettore della Valle d'Aosta che mi aveva votato, io ho portato il rapporto tra me e lui ad uno strappo. Non con i Liguri, perché sono i Liguri che mi hanno sollecitato. Io della contraddizione non ho mai nascosto né la dimensione né il carattere. Altri, che adesso mi chiedono di avere coerenza, si sono fatti eleggere per il Parlamento nazionale, sono passati al Parlamento europeo come se tutto fosse normale. Poi nel caso di Alessandra addirittura è ritornata a fare la candidata nel Veneto. Del tutto legittimamente, io non so qual è il rapporto tra Alessandra e i Veneti, dunque non la sto criticando. Vorrei dire che relativamente alla richiesta di dimissioni, siamo alla meschinità per una ragione. Nella precedente legislatura, parlamentari del PD sono passati ad altre formazioni politiche, ad esempio a Scelta Civica. Nessuno gli ha chiesto di dimettersi. La stessa cosa è capitata nelle elezioni precedenti, perché c'erano persone e parlamentari eletti nel PD che sono passate ad altre forze politiche e sono rimasti lì e nessuno gli ha chiesto nulla. Ora, questa insistenza nei miei confronti è evidentemente il frutto di questa campagna, dove non c'è una risposta di merito, c'è l'insulto, il dileggio e il passare oltre. Allora, io mi sono presentato nelle liste del PD, ho preso 120.000 preferenze, presumo che una parte consistente di quelle preferenze siano arrivate come voto al PD attraverso però la scelta della persona. Dunque, io rispondo a quelle persone. E poi, insomma, un minimo di coerenza. Perché non chiedono a Gennaro Migliore di dimettersi? Visto che è stato eletto in SEL ed è arrivato al PD, gli hanno allargato le braccia. Ma insomma, la regola o è una, peraltro nel caso di Gennaro, al quale sono legato anche da rapporti d'affetto, insomma, non è stato eletto dai cittadini, Via, io ho 120.000 preferenze e a quelle persone devo rispondere. Chiarissimo, De Angelis. Però volevo tornare a Giurlo, se posso. Sì, adesso perché volevo portarla sul patrimonio dei voti, se no ci diamo la possibilità a Cofferati di rispondere a Giurlo, di rispondere anche a De Angelis, che credo voglia aggiungere una domanda. Così sì, chiediamo a Cofferati di essere sintetico e devo riandare in pubblicità. Il ragionamento che ha fatto Cofferati si è capito stamattina, no? Ha detto c'è una mutazione genetica del PD su una serie di temi. Il PD ha cambiato pelle, no? Esatto, io non ci posso sulla questione morale, addirittura sull'antifascismo, sul tema della cultura del lavoro e dell'economia. Sulla questione morale, io le volevo fare una domanda specifica, perché è evidente che in Liguria c'è una questione morale, anzi quasi giudiziaria, grande come una casa. Però siccome questo è un po' un tema che aleggia anche attorno alla segreteria di Renzi, Landini disse qualche mese fa, no? Le persone per bene, non vota il PD. Lei crede che Renzi abbia un po' un'idea disinvolta della moralità nella politica? Una domanda diretta. Ecco, diretta e secca, come spero la risposta. Sì, certo. Guardi, io credo che sia necessario che il PD, ovviamente non essendo più parte, lo dico come sollecitazione, affronti questo tema, lo faccia. Io mi sarei aspettato nella direzione dell'altro giorno un minuto nella relazione o nelle conclusioni per dire dovremo parlare anche di questo. Il fatto che ciò non sia accaduto mi ha ulteriormente convinto che quella casa lì non può più essere la mia. Allora, scusami, quindi vorrei riprendere la domanda di De Angelis. Ma quindi, disinvolto moralmente, Renzi? Questa era la domanda. Vogliono un sì o un no? Vogliono un'agenzia? No, io non do giudizi. Guardi, io non do giudizi morali, mai. Così come vorrei che venissero evitati nei miei confronti. Sto al merito della politica, quel tema vorrei che venisse affrontato. Allora, sul merito della politica, che merita un ragionamento più ampio, torniamo dopo la pubblicità, ma prima della pubblicità è meglio del Parlamento con Ivo May, poi andiamo direttamente in pubblicità. Ivo May del Parlamento! Dovremmo togliere la cravatta per essere più informali. Vabbè. Perfetto, nome? Marcello, taglia la tela. Età? 59 anni.
Partito. Fratelli Italia, Alleanza Nazionale. Provenienza geografica. Napoli. Famiglia? Non ho figli, sono separato con una compagna. Quarta elezione alla Camera, un vero veterano, prima anche assessore. La politica per te è un vero e proprio mestiere? Per me è una passione, l'ho iniziata quando ero ragazzo e devo dire che ancora mi diverto. Cosa fai esattamente alla Camera per noi? Di che ti occupi? Io sono in Commissione Ambiente. Cosa daresti perché la terra dei fuochi tornasse ad essere quella che era prima? Io penso che ci sia bisogno soprattutto di tanto impegno, non è un fatto di carattere personale, l'impegno degli amministratori ma anche dei cittadini. Pochi sanno che la parte del territorio inquinata in Regione Campania è solo l'1%. Due cose che faresti per salvare Pompei? Darei innanzitutto la possibilità anche ai privati di poter intervenire. Pompei pochi lo sanno, ma ha pochissimi alberghi e la maggior parte dei turisti che vengono a visitare Pompei arrivano col pullman e se ne vanno. Veniamo a un tema che ti è a cuore, no? Lo Stato fa tanti spot contro il gioco d'azzardo, però è il monopolista dei giochi d'azzardo. L'ipocrisia di obbligare negli spot che parlano di scommesse la possibile dipendenza dal gioco d'azzardo è una cosa che non serve a nulla e basterebbe introdurre una moratoria per impedire che vengano aumentate le macchinette mangiasoldi, a prescindere se le stesse siano già state o meno autorizzate. Preferiresti che tuo figlio ti presentasse un suo fidanzato o che ti confessasse ludopatico? Probabilmente preferirei che mi dicesse che fosse ludopatico. Un tuo augurio per il nuovo anno invece? Io spero che gli italiani prendano coscienza che i problemi principali che noi dobbiamo affrontare sono contro i poteri economici internazionali. Che cosa fai per tenerti in forma? Troppo poco. Ho buoni propositi per il 2015. Invece un bel detto in dialetto campano, napoletano, che ci vuoi dire? Tu sus e cavolo voglio, che significa tu soffi e io lo voglio caldo. Ci accenni una tua canzone del cuore? T'avessi fatta nata, quella che hai fatta a me, stomma t'avessi accisa e vuoi sapere perché. In che anno c'è stata l'ultima eruzione del Vesuvio? 1943. È vero, parzialmente, 43-44, a cavallo, complimenti, va bene. Allora, adesso invece dacci due motivi per riportarti alla Camera la prossima volta. Coerenza nelle idee e sincerità nell'impegno. Grazie mille, grazie. Buongiorno, questi temporali, questo maltempo che fra sabato e domenica hanno attraversato tutta l'Italia ormai sono, non dico lontani, ma insomma hanno lasciato un po' il paese. Questa mattina erano sul canale d'Otranto, adesso si trovano in Albania e hanno lasciato dietro ampie schiarite, però già in queste prime ore di oggi vediamo delle nuvole che risalgono da sud, non sono intense, però sono nuvole, e prendono Sicilia e Calabria. Altre sono entrate sulle zone di nord-ovest, altre ci sono a ovest. Dall'idea di essere un po' circondati, non da appunto maltempo, ma circondati lo siamo. Se guardiamo la foto sull'Europa, questo ci dà bene l'idea. Vedete tutta questa nuvolosità piuttosto estesa che prende l'Europa settentrionale, quella occidentale, il Nord Africa. Non è organizzata in una perturbazione vera e propria, però qualcosa la porta, la perturbazione, se vogliamo, la possiamo trovare sull'Atlantico settentrionale, guardate il famoso ricciolo, il famoso vortice che si è formato, lì è proprio maltempo marcato. Qui per il momento si tratta di meno, però nei prossimi giorni c'è un problema che aggraverà la situazione. Si formeranno delle zone di bassa pressione, la pressione scende, quando la pressione scende i fenomeni si intensificano. E allora vediamo le piogge previste per tutta la giornata di oggi, ancora qualcuna al sud, queste vengono calcolate sulle 24 ore, quindi anche quelle che magari c'erano questa mattina, però diciamo che darebbe l'idea di qualche pioggia che torna dal sud verso le zone centrali, questa è un po' l'idea. E poi qualcuna che si affaccia sulle zone
di nord-ovest. Nel complesso non è molto, però domani, sempre nelle 24 ore, vedete come il nord resta un po' fuori, ha qualche debole pioggia. Sulle zone del centro e del sud siamo fra il verde e l'azzurro, significa piogge deboli o al più moderate, quindi molto grigio, molte nuvole, qualche pioggia, non particolarmente intensa. Però vediamo mercoledì, cioè la tendenza dove andiamo a parare si vede. Poche zone diciamo restano fuori da questo maltempo che è moderato, ma che sulle zone di nord-ovest comincia a essere anche di una certa intensità, quindi possiamo dire che complessivamente vedete che si estende, quindi peggiora un poco. Vi faccio vedere anche giovedì, che ci dà un po' l'idea che veramente giovedì non si salva nessuno. Fenomeni non sembrano troppo intensi, però è una situazione comunque di maltempo abbastanza diffuso e generalizzato. Le temperature, le minime sono scese questa mattina, ma anche per effetto del cielo sereno non è che farà particolarmente freddo, direi che si stabilizzano. Chiudiamo con due foto, un'alba romana che ci manda Giorgio, tanto per riscaldarci un po' il cuore, e un tramonto toscano che ci manda Roberta. Foto che avrebbe bisogno di un qualche commento, perché alcune nuvole sono grigie e altre rosa, ma lo rimandiamo un'altra volta, suspense. Sì. La fai? Sì. Grazie a Paolo Sottocorona. Non so se Cofferati si è lasciato riscaldare dalle fotografie che ci ha mostrato Paolo Sottocorona. Adesso la raffreddo subito. Ci scrive Mario: se avesse vinto le primarie in quel caso sarebbero state corrette? Ovviamente sì. Dalle primarie PD del dicembre 2013 in poi dico evviva la rottamazione. Questo è Mario. Prego, Cofferati, poi recuperiamo il ragionamento di Zullo. Tante mail da casa, quindi vi prego tutti di essere veloci, Mario, per quanto potete. Mario mi insulta gratuitamente, si vede che lui è abituato a fare così. Se avessi vinto, avrei fatto esattamente quello che sto facendo, da una posizione oggettivamente più forte, perché tutta questo mantra se ne va perché ha perso, non ci sarebbe stato in campo. E quella è la mia scelta, avrebbe avuto oggettivamente un peso molto più consistente. Però Mario è libero di pensarla come vuole. Vorrei tornare a Zullo. Sono molto convinto delle cose che ho detto prima. Se Tsipras vincerà in Grecia, può essere che stimoli processi imitativi in altri paesi. Tsipras ha avuto un consenso imprevisto e dunque proviamo a fare anche noi come Tsipras e cambieranno le cose a casa nostra, in Spagna piuttosto che in Italia. Però considero questa pulsione, in larga misura inevitabile, oggettiva, in verità molto fragile, perché le situazioni sono diversissime e quello che va unificato ha delle precondizioni che oggi mancano, perché se la sinistra italiana è così frantumata, ad esempio, è perché ha sostenuto tesi addirittura contrapposte l'uno con l'altro. Però può capitare, non so se capiterà, ma può capitare. La vera novità però è Tsipras in Europa, perché Tsipras dice: io voglio restare in Europa e voglio negoziare con voi il cambio delle regole di ingaggio. È un elemento di straordinaria novità. Se Tsipras avesse detto: io non voglio l'euro, lo allontanavano dicendo: vedete, è colpa sua, è lui che non ci sta. No, lui ci sta. E vuole discutere, e questo aprirà una dialettica molto interessante in Europa. Poi le vicende quindi italiane andranno più, come andranno, credo quindi sia conferma molto più interessante la linea politica greca di Tsipras, cioè appunto del braccio di ferro, come l'ho chiamato io, rispetto al piattino in mano di Renzi sulla flessibilità. Ma io penso che sia importante pretendere di negoziare, non di chiedere senza affacciare neanche l'ipotesi di cambiare le regole. Nel futuro dell'Europa, se l'Europa vuole sopravvivere, ci deve essere la modifica della carta europea, non quella che riguarda i diritti, bellissima e inapplicata, ma ci vuole un nuovo trattato. Tsipras può portare l'Europa a quel passo.
che oggi gli altri paesi neanche prendono in considerazione. Allora, temo sia andato via l'auricolare a Cofferati, magari facciamo in modo che lo rimetta, se no non ci sente più nello studio. Bella la battuta di Zurlo. Dunque, ci scrivono da casa, e mi rivolgo alla Meli, se il PD elegge il signor Amato non ci sarà più nessuno che lo vuota. Non si può mettere un personaggio che non si è mai fatto nessuno scrupolo nei confronti degli italiani onesti. Adesso perché leggo questa mail e ci introduce anche al tema del Presidente. Io non so quanto conterà, quanto peserà, se peserà la scelta di Cofferati. E però, diciamo, la discussione è sul profilo, allora molti dicono Amato e forse non tanti sottolineano che c'è poi non soltanto il Presidente della Repubblica, ma anche il Segretario Generale, no? Per esempio a Berlusconi potrebbe interessare più fare il Segretario Generale che dice lui, vedi Letta, che non il nome del Presidente della Repubblica, per dire. Allora, io Amato non lo so, però sarò smentita probabilmente dai fatti, ma io non credo ad Amato, perché finora Amato l'ho visto attribuire non al patto del Nazareno, ma a Bersani e a Berlusconi il nome di Amato, e non a, quello, e non a Renzi. Quindi, conoscendo Renzi per... il tipo di attenzione che ha, il ritorno mediatico di certe cose, eccetera, eccetera, io non credo che Amato sia un nome per lui potabile, però lo dico senza sapere nulla, lo sto dicendo a naso. Sì, sì. E dopodiché io non credo neanche che Berlusconi voglia il segretario generale del Quirinale, perché sa benissimo che nella persona Gianni Letta non lo avrà neanche fra 100 anni dal centro-sinistra, quindi è una così... E anche quello è un divertissement di noi giornali. Diciamo che in questi giorni i giornali si stanno esercitando sull'elezione del Presidente della Repubblica, ma nessuno ha delle informazioni che siano diciamo di fonte diretta di Renzi, perché Renzi non ha parlato, non ha fatto il nome, forse l'avrà fatto alla strettissima cerchia dei suoi fedelissimi, che neanche sotto tortura lo direbbero, ma non l'ha fatto a nessuno, ha sondato su alcuni nomi, ma non ha fatto il nome del suo candidato a nessuno, quindi... Quindi non possiamo saperlo, possiamo però fare delle ipotesi, sì, certo, anche legate... fatte delle ipotesi, anche perché sì. Per il fatto che a Bersani piacciono Mattarella e Amato, significa che il PD potrebbe essere riunito su Mattarella e Amato, e a quel punto se il PD è unito su Amato potrebbe piacere Berlusconi, piace Amato e si fa... Cioè, certo, sono tutte ipotesi, io dico semplicemente... Tutte ipotesi che si scontrano con quello che accade dentro Amato. Il Partito Democratico, quello che accade dentro Forza Italia, perché non sfugge a nessuno che ciascuno dei due leader deve tenere i suoi, no? E li deve tenere contemporaneamente sulla partita del Quirinale, prima ancora sulla partita delle riforme, con le letterine scritte al Movimento 5 Stelle, per dire che non saranno piaciute né a Forza Italia né alla minoranza del PD, sbaglio? Assolutamente non sbagli. Guarda, secondo me, infatti, è impossibile fare nomi adesso, perché poi uno fa delle figure che ce le ricordiamo. E la questione di fondo, secondo me, è sul capo dello Stato si gioca la partita, diciamo, Nazareno contro il resto del mondo, se vogliamo ricorrere a una metafora. Nel voto segreto. Quindi è chiaro che Renzi ha in mente non essendo pazzo, non mette un nemico al Quirinale, deve mettere, diciamo, il garante dal suo punto di vista di questo patto. Poi è chiaro che noi abbiamo capito, ed è questa la questione che ancora non viene sciolta, che Renzi preferisce uno che non gli faccia ombra, chiaramente non una figura ingombrante e mediatica, certamente non metterà, credo, nessuno di quelli che ha rottamato, no? Di tutti i dirigenti politici della Seconda Repubblica, il nome di Amato si fa proprio perché viene da lontano e non è stato... La seconda questione è quanto costa questo accordo con Berlusconi, perché secondo me Renzi la fa un po' facile, che alla scorsa direzione del PD ha detto sì, vabbè, ma Berlusconi elesse anche Ciampi e Napolitano. Con una bella differenza però, che quando elesse Ciampi e Napolitano non era condannato per frode fiscale e interdetto dai pubblici uffici. E dopo, attorno alla questione della sua incandidabilità, ha provato a tirare giù un governo. Nel libro Vespa ha detto che c'è Alfano, nel libro di Vespa ha detto che c'è una trattativa sulla grazia, cioè quanto questa questione pesa, e poi vorrei trovare a capire chi è quel capo dello Stato che eventualmente chiude un occhio sulla salva Silvio che è ancora sospesa, o che magari ha il coraggio di sfidare i forconi per dare la grazia a Berlusconi. Con questi interrogativi io saluterei Mirta Merlino. Buongiorno. Ciao Tiziana, buongiorno. Allora, ci occuperemo naturalmente anche noi del caso Cofferati, dopo aver sentito da voi quello che ha
detto in diretta, ne parleremo con Gianni Cuperlo, anche perché molti oggi dicono che la sua storia avrà degli effetti sulla corsa al Quirinale. Indovina come abbiamo titolato. Esatto, esatto. Dopodiché però torneremo anche sul tema Vanessa e Greta, sul dilemma se i riscatti bisogna pagarli o no. Ci sarà con noi Gianfranco Fini, che da ministro degli esteri ebbe un problema simile con Giuliana Sgrena, poi avremo con noi Massimo Cacciari, Fabrizio Rondolino, Alessia Morare, Onora Lussana, insomma molti ospiti e come sempre un menù molto ricco. Allora, tra pochissimo l'aria che tira, Cofferati, alla fine questi 15 giorni di fuoco per Renzi e poi dopo lui ne esce vincitore? Ma io credo che sia molto difficile che alla fine il Presidente venga eletto con il voto congiunto di Forza Italia, il Nuovo Centrodestra e il Partito Democratico. La sensazione è che non si arriverà lì, perché i profili, anche i nomi che sono stati avanzati, difficilmente sono condivisibili dall'intero schieramento. Quindi altro che quarta votazione, ci sta dicendo? Secondo me ci vorrà un po' di tempo. Grazie a tutti gli ospiti, grazie a Cofferati, noi ci ritroviamo domani mattina, come sempre.